Vuoi un cocco? Un cocco, sì. Metti dobbiamo dire 30 secondi perché possono essere interessanti i corsi di autobiografia. Troppo alto il cocco. Il cocco è altissimo. Allora, il cocco qui è altissimo. È il classico caso dello studente, cioè dell'allievo che supera l'insegnante. Se venite a fare i corsi della scuola Omero diventerete dei fighi come noi. Cioè, non questo pagare. Non ci piove. Io prima ero un mostro. Avevo denti storti, neri. Non sapevi manco scrivere, diciamo, niente, il tuo nome. Niente, proprio. Neanche l'indirizzo di casa. Niente. Invece eccoci qua. Vicino a Rossana Campo, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe? Sì, che mi chiama Cocco. Che ti chiama Cocco? Capito? Beh, sì. Cioè, allora. Io amo tutti i miei allievi, però qualcuno diventa di cocco e qualcuno diventa cocchino. Cocco, cocchino, cocchetto, cocchina. E poi c'è il coccone. E il super cocco. Beh. Super cocco alla fine. Cioè, è annunciato all'ultima incontro. Con diciamo. Cocco. Ci sto lavorando. Aspetta, tre autobiografia, 1, 2, 3 e master in autobiografia si può ambire a super cocchino. Cioè, la strada è lunga, la strada è ancora. Ma c'è anche il master di autobiografia. Presto cioè, sarà. Per i super cocchini. E qui proprio ci mettiamo qui e mangiamo pasticcini, ci raccontiamo. No? Così nascono il master. A mangiando il vignetto.